Bentornati, bentornati a ore 12, come promesso è qua con noi Laura Bonomi per parlare di yoga, ma soprattutto anche per mostrarci qualcosa. Avrete già notato che è un gelato, un microfono che si chiama in gergo gelato, in mano, proprio perché dopo ti abbiamo spostato il tavolino, c'è qualcosa da fare. Allora, riprendiamo un po' il discorso dello yoga che avevamo fatto l'altra volta. Io l'altra volta ti avevo chiesto come era partita la tua passione per lo yoga, come avevi iniziato. Ho iniziato, esatto, questo discorso. E adesso però cosa stai facendo? Ecco, possiamo parlare del mio circolo, è un circolo culturale, proprio nasce da questa passione che ho e quindi non ha scopo di lucro. Io diciamo effettuo i miei corsi in due sedi separate, quindi a Cremona e al centro sportivo Stradivari, e anche a Monticelli d'Ongina, alla palestra dell'Istituto Archieri. Quindi eventualmente poi su chiamata do altre indicazioni tutti i giorni praticamente della settimana. Ci sono poi anche delle lezioni private che si possono organizzare a seconda appunto delle esigenze. È una passione che poi è diventata una vera e propria una passione professione. Adesso sì, tutti i giorni sono impegnata in questa ecco, attività. Però appunto la volta scorsa parlavamo di cos'è lo yoga, di come viene inteso, soprattutto come viene percepito dalle persone come me, per esempio, che non ho mai fatto yoga, e tu mi hai spiegato che ci sono comunque diversi modi di insegnare, di fare yoga, quindi certo. La tua conoscenza da dove parte? La mia conoscenza innanzitutto viene un pochettino, dicevo, da esperienze passate, l'altra volta questo passato un po' di ginnasta, quindi già questo contatto col corpo presente nel passato, dicevo, però un contatto non corretto per vari poi problemi fisici che ho avuto, quindi ho conosciuto questa scuola appunto, la FOA, sì, mi ha proprio formata, questa scuola ha sede a Roma, è stata fondata da Françoise Berlet e da suo marito Roberto Laurenzi, quindi in particolare Françoise, la mia insegnante, è molto nota nel mondo dello yoga per appunto è la figlia di Denise Van Lisbeth e André Van Lisbeth, quindi le ha fatto da padre fin da piccola. André è molto conosciuto nel mondo dello yoga in quanto è stato uno dei più importanti pionieri dello yoga in Occidente, quindi lei ha avuto modo di respirare, diciamo così, lo yoga fin da piccola. A casa sua soggiornavano diversi swami indiani e ha appreso queste tecniche proprio fin dalla prima infanzia, quindi imparare da lei è imparare da una persona che c'è nata e quindi è, insomma, di grande, grande formazione è stata per me la sua presenza. E il corso che frequento appunto è il corso di alta formazione per insegnanti yoga. Perché quindi la formazione continua poi, sempre. Non è che poi una volta... Per sempre, ci sono annualità separate in cui si sviluppano vari aspetti dello yoga, quindi ci vuole un anno, poi ce ne vorrebbero magari anche di più, però comunque ci vuole un anno per approfondirli. Siamo poi invitati appunto a sostenere queste prove di esame che sono anche molto impegnative, perché dobbiamo preparare 10 tesine che Françoise corregge personalmente. Dobbiamo soggiornare per 3 giorni nella sede degli esami perché siamo esaminati, ma esaminiamo anche, quindi alla fine siamo anche giudicati sui giudizi, sulle prove che fanno tutti i nostri colleghi. Quindi ci sono vari step, no? Anche di conoscenza. Allora, ci sono vari argomenti, un po' come un puzzle, okay. Che poi si mette insieme, si completa e quindi nella lezione settimanale poi più elementi abbiamo e più... Quali sono gli elementi proprio base da cui si parte o da cui sei partita tu, per esempio? Io sono partita dal cosiddetti Kriya, che sono i movimenti proprio dello yoga, movimenti di purificazione del corpo abbinati al respiro, quindi ho imparato all'inizio a muovere il mio corpo al ritmo del respiro. E questo è veramente fantastico, è un mondo da scoprire perché a parte i movimenti ce n'è un'ampia gamma, certo. Però va proprio a cambiare degli schemi nostri corporei di movimento e ci accorgiamo con la percezione e l'attenzione, la presenza costante della mente, ci conosciamo e riusciamo a sostituire degli schemi erronei
di movimento che abbiamo nel quotidiano con degli schemi, degli automatismi più corretti. Ecco, tu parlavi di sessioni di esame anche, quindi c'è anche sì. questo momento. C'è questo momento una volta all'anno per 3 giorni consecutivi. Sì, è dura? Beh, insomma, c'è un po' di agitazione più che altro perché chi ci vede, insomma, è già ad un certo livello. Ma quindi giudica il tuo modo di insegnare o il tuo modo di fare yoga? No, giudica il mio modo di insegnare. Io devo fare una lezione della durata di un'oretta davanti a questo pool. Quindi non ti chiedono di fare delle posizioni, ma semplicemente di spiegare, di insegnare. Io faccio una lezione a loro. Fai una lezione, sì, quindi loro ti esaminano proprio nel tuo lavoro. Cioè dicono lavoro. Se tu sei alla fine adatta a portare avanti questa professione sì, e quindi continuare a crescere. Tutto dal punto di vista chiaramente della conduzione, della correttezza, insomma. Quali sono stati i momenti più difficili? Ma all'inizio, cioè, quando aspetti fuori dalla sala e lì sì, è un pochettino l'agitazione arriva. Poi, insomma, alla fine è il tuo lavoro, è comunque la tua passione, per cui... Però insomma poi c'è anche questa dolcezza che ti contraddistingue, che forse aiuta anche nell'insegnare, bene. Diciamo che cerco di trasmettere quello che io sento, ecco, quindi questo mi ha dato in questi 3 anni in cui appunto ho iniziato l'attività tantissime soddisfazioni, infatti... se posso, voglio ringraziare proprio i miei allievi che mi mantengono viva questa passione, c'è sempre la voglia di conoscere, di imparare per poi andare a trasmettere proprio il piacere. È uno dei punti, immagino, di attenzione massima da parte di un insegnante è quello di come vengono poi svolte le figure. Attenzione massima all'aspetto posturale. E questa è una cosa che preoccupa un po' tutti i livelli, anche quando si fanno anche altre attività fisiche, anche piuttosto che la palestra, che altre. Che insomma che ci sia qualcuno che possa guidare e possa fare spiegare così ti fai male alla schiena, così non partire va bene. Anche dalle estremità, cosa che in genere non viene percepita. Quindi oggi? Dico come cominci in genere quando spieghi la postura vai a vedere. Ma si comincia con dei movimenti molto semplici di riscaldamento, magari appunto anche delle estremità, visto che spesso mani e piedi, le mani si usano forse di più, ma non completamente. I piedi poi sono sempre costretti nelle scarpe, per cui non c'è proprio la percezione, e andiamo a stimolare tutto quello che è il sistema posturale, che quindi molta gente forse non sa esattamente, perché pensa sempre al muscolo, quindi il muscolo grande, il quadricipite, il bicipite, quelli che vengono sviluppati nelle palestre. E quindi sono. Io penso già invece parlando di mano, per esempio, al movimento del mouse, che secondo il me movimento del mouse fa dei bei danni, vero? Direi che porta notevoli dal tunnel, insomma, carpale, a vari. E comunque chiude anche molto la mano, irrigidisce il braccio e arriva proprio il problema su alle cervicali. Sì. Perché poi quindi... è anche vero che oggi le aziende, per esempio, sono molto attenti all'ergonomia, ma magari non siamo attenti noi quando siamo a casa nel tempo libero. Tempo libero, assolutamente, direi. Di no, non c'è la percezione, anzi purtroppo la nostra mente è esteriorizzata sempre dal corpo, quindi ormai abbiamo acquisito negli anni certi automatismi e non siamo in grado di capire quando sbagliamo, perché appunto invece lo yoga ci porta a conoscerci e a capire questo sistema posturale, che è poi un insieme di muscoli che sono appunto preposti al mantenimento della nostra struttura, ma un mantenimento in funzione della mobilità. Quindi agevolano proprio il movimento del corpo nello spazio e quindi agevolano la nostra gestualità e il fatto che i nostri atteggiamenti quotidiani avvengano con più libertà di movimento, più scioltezza e siano chiaramente corretti, perché alla fine... la correttezza. Il fatto che noi spesso e volentieri in tutto questo magari non pensiamo, non facciamo, non poniamo la nostra attenzione, perché appunto, come ripeto, magari stiamo attenti ad avere il monitor all'altezza giusta quando siamo in ufficio, però poi a casa, dal divano guardando la TV, piuttosto non quando solo, si cucina, piuttosto anche ad altre attività. Ma lo yoga poi si può portare proprio anche quando si cucina. Addirittura. Ci si può portare l'attenzione alla propria postura, la propria percezione magari anche del respiro mentre sto cucinando, perché no?
Allora ci fai vedere qualcosa? Perché qua sono tutti curiosi, anche chi al di là delle telecamere mi chiedono. Vediamo un po' qualcosa. Sì, sì, partiamo... Cosa hai pensato di mostrare? Ma io partirei dai piedi, proprio perché è una struttura veramente inesistente. Per questo mi sono già preparata. Io ti invidio un po' a piedi, perché... a piedi nudi, e quindi mi alzerei. Allora, un io... attimo. Piedi, sì. Sì, 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 certo. Sì. Io ti tengo, se vuoi, il microfono, oppure puoi tenerlo in piedi, tu. Me lo direi dici di tu, no, come tanto preferisci. Comunque... in piedi è un'osservazione iniziale quella che voglio trasmettere, quindi il fatto di mettersi in piedi è una posizione che per noi è caratteristica soltanto dell'essere umano, no? Per cui il fatto di mettersi in piedi dovrebbe essere una cosa naturale e che senz'altro non affatica. Invece se manteniamo questa postura per qualche minuto, adesso magari non abbiamo il tempo ma anche per qualche secondo forse già avvertiamo stanchezza o indolenzimento o rigidità da qualche parte, quindi magari anche fastidi, non sappiamo come abbiamo messo le ginocchia, non percepiamo bene i piedi, dov'è il nostro peso, osserviamoci soltanto, direi, quindi un'osservazione proprio così, per poi confrontarla con quella che avremo alla fine. E quindi scendo. Prego. Scendo a ma terra. Ma quindi insomma, poi non tutti noi siamo capaci a stare in piedi, fermi, immobili, no, tenendo ma il non peso. Tanto in, ma non siamo mai immobili. Non siamo mai effettivamente immobili. Non siamo mai neanche su due piedi. Siamo esatto, su uno, un po' dire, su... sul peso no, a quello volte va non... bene. L'importante è non sentirsi rigidi o comunque sempre appesi. Spesso non c'è la sensazione di essere appoggiati a terra. C'è la sensazione di essere sospesi, essere, magari, sì, dalle spalle e la schiena poi magari soffre, il collo, eccetera. Proseguiamo pure a fare una cosa magari un pochettino strana. Allora, i nostri piedi dobbiamo percepirli. Io oggi vorrei lavorare proprio sulle dita, sulla percezione delle dita. E nell'avampiede abbiamo quello che è molto importante, è l'arco anteriore trasversale. Ed è appunto questo, questa parte del piede. La sommità dell'arco sta sotto il secondo o terzo dito. E spesso questo arco plantare è crollato nella maggior parte delle persone. Crollato significa che questa parte, e ce ne possiamo accorgere perché abbiamo magari sotto qualche calletto, poggia a terra e non dovrebbe poggiare. Questi sono un po' i danni dei tacchi, ma comunque anche gli uomini hanno il tacco. Allora, per la ricostruzione di questo arco, un esercizio semplice da fare è proprio infilare le dita delle nostre mani nelle dita dei piedi e, se c'è qualche difficoltà, dopo mettere il piede diritto, quindi percepire bene il centro del tallone, quindi il ginocchio in asse con la caviglia, in asse con l'avampiede, con il dito medio della mano andare a premere sulla sommità proprio centralmente a questo arco e andare a flettere le dita verso il basso. Io quindi già parlo, lasciare che sia la mano che muove il piede. Il piede quindi non ha volontà in questo momento. Possiamo anche effettuare dei piccoli movimenti per piegare, proprio andare ad ammorbidire questa parte. E chi dovesse avere comunque difficoltà, perché all'inizio per qualcuno non è facile, magari prende solo il primo e il secondo dito e inizia però a portare l'alluce, a spingerlo verso il basso. Ci sono poi, no, dei difetti nel piede che sono quindi l'alluce, valgo, eccetera. Questo esercizio, già portando anche un po' in fuori l'alluce, aiuta, ma sempre flettendo verso il basso. Lo faccio con un solo piede proprio per esigenze di tempo. Già soltanto riappoggiando il piede dopo aver effettuato questo esercizio avremo una percezione molto diversa, soprattutto dell'alluce e del mignolo, e già una percezione che questo arco si è sollevato un pochettino. Quindi un po' prima ammorbidiamo, poi direi di allungare, poi ti chiederò di tenermi, certo, tengo un pochettino in avanti il microfono. Già la dopo. Mobilità che hai con le dita dei piedi non è proprio. Quindi possiamo allungare le nostre gambe. Qualcuno già in questa posizione ha qualche difficoltà, per cui basta un cuscino sotto il bacino, oppure anche qua sotto se ci sono dei raccorciamenti posteriori. Le mani vanno posizionate dietro a sostegno della colonna lombare, quindi cerchiamo di stare dritti, tenere le gambe diritte senza irrigidire troppo le gambe e percepire il centro del tallone, il piede quindi diritto. Mobilizziamo soltanto un pochettino le dita dei nostri piedi,
Già questo è un esercizio riscaldante per chi ha magari sempre i piedi freddi. Io li avevo, adesso l'ho risolto. Quindi questo esercizio è solo per mobilizzare un attimo. Poi andiamo a provare a flettere la nostra caviglia verso il basso, accompagnando questo movimento dal respiro ma con le dita allungate. Proviamo guardando anche i nostri piedi, perché all'inizio non saremo bravissimi. Sembrano movimenti banali ma non lo sono. Quindi espirando, buttando fuori l'aria, possibilmente dal naso, vabbè, andiamo a portare verso il basso il nostro avampiede. Non andremo mai a toccare il pavimento perché dovremo avere attenzione a non far slittare indietro il tallone in questo modo. Quindi il tallone resta fermo. Il tallone deve rimanere assolutamente fermo e facciamo scendere i piedi proprio in linea, belli diritti. Inspirando iniziamo ad allargare le dita dei piedi e a riportare su le nostre caviglie senza irrigidire troppo i muscoli quadricipiti e delle gambe, altrimenti si solleva il tallone. Quindi dopo questo movimento accompagniamo col respiro. Grazie. Con quindi le due mani siamo ben sostenuti, possiamo proprio iniziare a coinvolgere tutto il tronco in questo movimento e ci accorgeremo di come dai piedi tutto il resto poi si muove. Quindi espirando andiamo ad arrotondare dietro la nostra colonna lombare, ammorbidendo i gomiti, risucchiando bene il ventre, e andiamo proprio a ripiegarci verso il basso. Espiro, la testa morbida si rilascia. Inspirando, le dita dei piedi si riaprono, a partire anche dalle nostre mani andiamo a respingere la nostra colonna, le nostre creste iliache in avanti, e risolleviamo i piedi raddrizzandoci bene. E quindi continuiamo con questo movimento. Poi, dopo qualche volta, allarghiamo un pochettino le gambe, iniziamo a portare verso l'interno le dita chiuse, quindi con l'intenzione, uso questa parola perché è importante, di portare gli alluci vicini e verso il basso. Ci renderemo conto di come le nostre gambe rientrano, quindi spiegano all'interno, e di come automaticamente anche il nostro tronco con l'espiro si flette. Inspirando diventa un cerchietto per le caviglie, apriamo le dita dei piedi, stessa cosa andiamo a respingerci e a raddrizzare la nostra colonna. Facendoci coinvolgere appunto da questo movimento e sentiamo che tutto il corpo partecipa, anche le dita delle mani, con gli occhi chiusi se vogliamo, poi invertiamo il verso, sempre andando verso l'interno allunghiamo le nostre dita e le chiudiamo, andando verso l'esterno il movimento quindi si riapre. Possiamo allargare ancora di più e andare a coinvolgere anche le anche, quindi espiro a partire dall'alluce che si chiude e inspiro a partire dal mignolo che si apre. Vediamo che se con l'intenzione porto l'alluce verso l'interno, anche la mia gamba viene trascinata, il ginocchio morbido sempre, e inspiro, se con l'intenzione del mignolo apro il piede, l'anca viene trascinata. E quindi possiamo proseguire in questo modo. Sono esercizi che vanno a riscaldare dalle estremità comunque tutto, tutte le nostre gambe, e anche il movimento delle anche è molto importante perché parte sempre dal piede. Proseguo con un altro esercizio. Un po' più cattivo per qualcuno. Forse è meglio che mi giri per farvi vedere come si mettono le dita dei piedi. Si vanno proprio a ripiegare nel pavimento con gli alluci uniti. Chi ha l'alluce un po' valgo e non si riesce ad unire, basta che unisca comunque i metatarsi. Potete divaricare bene sia i talloni che le ginocchia. Qualcuno avrà serie difficoltà ad andare a portare il bacino sui talloni perché insomma è un po' forte come esercizio, allunga i flessori delle dita. Quindi è meglio che magari stia sollevato, inspirando può fare il movimento di sollevarsi, espirando, quindi risucchiando bene il ventre, andando a fare questo movimento morbido portandosi verso i talloni. Dico verso perché qualcuno si deve fermare molto prima. E quindi inspiro, salgo, anche questo vedete che coinvolge tutto il corpo. Ecco, dopo qualche movimento sentite che si ammorbidisce senz'altro anche dietro la parte posteriore del piede, le dita iniziano proprio ad andare a rilasciarsi completamente. Dopo questi semplici esercizi dobbiamo andare a portare uno scarico tensionale.
perché abbiamo appunto tolto parecchia tensione che comunque rimane in circolo nel corpo, e nello yoga si scarica la tensione sempre verso la terra. Quindi a quattro zampe, diciamo quadrupedia, andiamo a strisciare con l'inspiro, sempre il respiro che accompagna qualsiasi movimento. Inspirando vado a strisciare lontano la mia gamba destra, allargo bene le dita del piede, porto, stacco le dita dalla terra. Inspirando allungo e porto lontano, con sempre con l'intenzione della mente, porto lontano il mio tallone, decomprimo l'anca e poi inizio a dare calcetti verso la terra, accompagnati anche da sbuffi, quindi proprio come a voler dire prenditi tutto e io lo faccio uscire la tensione, e quindi lo posso ripetere poi con l'altra gamba, striscio anche dopo due ragazzi volte. Ci mettiamo tutti qua a fine trasmissione, facciamo uscire la tensione, striscio anche noi, e sbuffo, proprio sentirò due gambe, due piedi molto diversi. Lentamente mi alzo in piedi, se vuoi posso riprendere. Certo. E quali sono i benefici di questi esercizi che ci hai mostrato? Te li spiego in piedi. Prego. E quindi mi sollevo correttamente in piedi. Ne avrei un ultimo, se ho due secondi. Dai. È questo. Ancora per la ricostruzione proprio di questo arco anteriore. È questo l'esercizio, dove porto indietro la gamba, facciamo solo la destra, di un passettino, allungando proprio anche la parte anteriore del piede e l'alluce. Dovrò tenere tutta la gamba in linea, quindi avampiede, tallone, ginocchio, anca, controllarmi bene anche da davanti se sono in linea. È un esercizio che per noi è fondamentale, è proprio come vedete si va a ricostruire proprio quell'arco formando il buchetto nella parte anteriore del piede, dove appunto il piede non dovrebbe poggiare. Si sentono molte tensioni anche nell'alluce, soprattutto se è molto rigido, però pian pianino ci si allenta e va veramente a dare una distensione a tutta la gamba. Quindi poi lo faremo anche con l'altro, ci rimetteremo in piedi come all'inizio e avremo proprio tutta una nuova sensazione, quindi fisicamente c'è un rilascio completo del corpo verso terra, quindi non siamo più trattenuti in alto, andiamo proprio a percepire l'appoggio delle dita del piede, dell'alluce, del mignolo, del tallone, dove sentiamo che i nostri piedi sono diventati delle fondamenta sicure alle quali possiamo appoggiarci. Interiormente anche questo da esercizio, comunque questi pochi esercizi danno molto, perché intanto si attiva il calore del piede ed è il calore della vita, quindi abbiamo portato la vita nei nostri piedi, e percezione di stabilità ed equilibrio che si riflettono anche nell'interiorità. Sono pochi esercizi ma veramente efficaci. Guarda, interessantissimo, piacevolissimo, credo che sia piaciuto anche ai nostri telespettatori. Io ti invito a tornare, magari ci porti qualche altro esercizio. Una modella e magari facciamo ancora, insegniamo ancora qualcosa, sì, scusami, certo, sì. L'abitudine, scusate, e quindi magari insegniamo ancora qualcosa di yoga. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Grazie di essere stata con noi. A ore 12 per noi qualche istante di pubblicità, ci rilassiamo ancora un po', torneremo con altri ospiti.